Il titolo del libro, ossia Il caso Webern, si presta a vari livelli di interpretazione. Il primo, il più immediato, è ovviamente quello che riguarda il delitto. La notte del 15 settembre 1945, a guerra ormai conclusa, Anton Webern è assassinato da un soldato americano in circostanze che non sono mai state chiarite del tutto, e che dunque hanno determinato una costellazione di leggende in parte anche contraddittorie tra di loro. Ma oltre alla vittima del più famoso caso freddo della storia della musica nel Novecento, c'è anche il compositore, totalmente ignorato dai suoi contemporanei, ma predestinato a diventare, nel secondo dopoguerra, un punto di riferimento imprescindibile. Il caso Webern è dunque anche questo, è il tentativo di raccontare la storia di un artista vissuto in tempi difficili, il nazismo, la guerra, la caduta del Reich, ma sempre persuaso del fatto che vivere è soprattutto difendere una forma.